prima di tutto volevo ringraziare la mia moglie, che è stato quest'anno è stato un anno difficile, che è stato a Ferrara da sola a crescere comunque una bambina che io sono venuto a casa male per i sacrifici che abbiamo fatto insieme. E queste cose ci ha comunque dato una grande voglia di quest'anno di dimostrare e di fare bene. Infatti lo voglio comunque dedicare questo campionato che abbiamo vinto a lei e comunque anche alla mia figlia. Mario, ecco, ce n'è andato vicino a questa promozione in Serie B, adesso si è concretizzata. È vero che tu sei ancora della SPAL, però che cosa pensi in questo momento? No, io in questo momento io penso alla Juve Stabia, perché comunque alla Juve Stabia mi ha dato questa opportunità per dimostrare, per far vedere anche comunque potrei fare questo campionato tranquillamente insieme ai miei compagni. Comunque siamo stati bravi tutti noi, sì. Dai, tutta la squadra. Ringrazio anche il mio allenatore del Porcere, Signorini, Esposito, che comunque siamo stati comunque un grande squadra di portieri che comunque abbiamo affrontato anche bene questo campionato. Demba, che cosa ti aspetti da Castellammare adesso? Castellammare, guarda che io quando sono appena arrivato a Castellammare, lo sai che quando entro sempre allo stadio, all'ingresso c'è sempre una foto di gente che hanno vinto. Io comunque quando sono appena arrivato a Castellammare, io comunque queste foto comunque me le guardavo sempre. E comunque adesso, dai, ma pensa te che adesso magari che ci saremo anche noi. Demba, è stato un campionato per te fantastico, le tre parate di rigori, una serie di parate tra le migliori forse della stagione nell'intera categoria, ma non solo nella categoria. L'emozione di aver spinto questa squadra, essendo stato uno dei protagonisti principali, forse meglio anche di Adorante che ha fatto 12 gol, non meglio, insieme a lui. Però qual è stata l'emozione di questo e te l'aspettavi una volta arrivato a Castellammare? No, me l'aspettavo, perché quando sono arrivato a Castellammare ho trovato un allenatore di portieri in gamba, una squadra perfetta, un allenatore che è comunque bravissimo, Giulio Paiuca, che comunque noi comunque allo spogliatoio ne seguiamo tanto e comunque ha le idee chiare e noi comunque seguiamo sempre lui. Non è che solo io che sono stato proprio protagonista, perché siamo stati comunque bravi tutti noi, è un lavoro di squadra e questo lavoro di squadra ci ha permesso comunque a arrivare fino a qua con i risultati positivi. Facciamo una rapidissima con Luca Esposito e andiamo via, perché dobbiamo ripartire. Sì, vai, Luca. Più che altro, con i tifosi, già dal primo allenamento tu eri un loro idolo e subito si è stretto questo legame. Qualcosa che vuoi dire a loro che stanno già festeggiando a Castellammare, così qua nonostante mancasse la curva? Ma io i tifosi comunque li ringrazio, come avevo detto all'inizio dell'anno, me lo ricordo bene, alla presentazione. Io ho detto comunque il campionato non lo possiamo fare senza di loro, e loro comunque non possono fare il campionato senza di noi. Dobbiamo stare insieme in per raggiungere comunque l'obiettivo. L'obiettivo comunque lo sapevamo, no? Non era comunque vincere il campionato, era comunque una squadra che si deve salvare tranquillamente. Infatti siamo arrivati qui, grazie al lavoro della squadra, dello staff e tutti noi, anche i tifosi compreso, che ci hanno dato anche una grande mano, una grande spinta ogni domenica. Chiamo, quando avete capito che poteva essere una della Juve Stabia? Qual è la partita, se c'è stata una partita? Quando avete capito che poteva essere la partita chiave? La partita chiave? La partita chiave per me è quando abbiamo vinto la partita col Catania, che io poi dopo ho creduto veramente possiamo comunque rimanere nei primi posti, anche vincendo con le squadre grandi, con l'Avellino all'andata, con il Benevento all'andata. Al girone di andata abbiamo fatto un girone di andata strepitoso, e questa cosa secondo me ci ha dato anche la fiducia di continuare a stare sempre lì sul primo posto. Grazie a tutti.